Coach Marco Gazzotti, possiamo dire che continua il momento positivo del Martignacco. Dopo 3 vittorie consecutive è arrivata sì la sconfitta, ma al Palascoppa una grande prestazione, un punto conquistato che muove comunque la classifica e una grande risposta delle sue ragazze. Sì, sono parzialmente d'accordo, allora, sul fatto che continua il momento positivo inteso come conquista di punti, perché ovviamente ne abbiamo preso uno, però io penso che oggi un po' di rammarico noi ce lo dobbiamo portare via, perché Soverato è una grande squadra, sta giocando molto bene, oggi forse non ha fatto la sua miglior prestazione e noi non siamo stati capaci di approfittarne. Il primo set l'abbiamo buttato via senza difendere un pallone e senza riuscire a non commettere quella serie infinita di azioni fatte male che normalmente facciamo. Nel terzo e nel quarto abbiamo reagito, siamo riusciti a portare a casa 2 set tutti ai vantaggi, poi nel quinto abbiamo perso più di atteggiamento sembrava quasi che una volta raggiunto il quinto set, quindi conquistato un punto, fosse quello che dovevamo fare. Che all'inizio, se vuoi, uno può anche dire mi va bene uscire da Soverato con un punto, però dopo 4 set giocati così credo che avremmo potuto avere un atteggiamento migliore, soprattutto avremmo dovuto e potuto crederci un po' di più. Come diceva lei, probabilmente qualche rammarico per voi, però dall'altro vediamo l'altra faccia della medaglia. Sotto 2-0 al Palascoppa, rimontare dopo aver perso in quel modo i primi 2 set non era facile. La sua squadra invece ha dimostrato di essere una squadra coriacea, molto determinata, che si è applicata, concentrata e rimasta nella partita. Questo è un aspetto positivo anche per il futuro. Assolutamente sì, cioè, sono completamente d'accordo con te. Noi abbiamo intrapreso però un percorso che deve portarci in situazioni come questa a gestire meglio l'inizio della gara. Dopo è vero, dopo sotto 2-0 era più facile perdere 3-0 che andare 2-2, sono assolutamente d'accordo. E quindi adesso magari quando mi passerà un po' così la rabbia, probabilmente prenderò questo punto come conquistato e non come perso. Invece, dando un giudizio complessivo su questo ultimo mese, possiamo dire che è una squadra che sta crescendo gradualmente, lo dicono i risultati e lo dicono anche le prestazioni. Faccio una battuta, cioè, peggio di prima era dura farlo, perché abbiamo fatto 6 partite senza vittorie, quindi non era difficile fare meglio. Però al di là delle battute è vero, cioè, è un mese in cui abbiamo cominciato a raccogliere un po' di tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra, perché questo gruppo qua, nonostante 6 sconfitte iniziali consecutive, non ha mai mollato un secondo e non ha mai avuto un cedimento in allenamento che potesse dare adito a sconforto e a morale sottoterra, perché quando non vinci mai è normale che sia così. Per cui va dato merito al gruppo di essersi ripreso. Ovvio che la prima partita, fra l'altro quella che è coincisa col derby, ci ha anche dato quella spinta morale che in sport come la pallavolo il morale è tanto e ti fa fare anche quei 2-3 punti a set che magari prima non ti venivano. Quindi sicuramente adesso è una squadra che è partita con l'handicap, ma che sta pian piano risalendo un po' la china partita dopo partita. Coach Napolitano, partiamo prima dal risultato, arrivato un 3-2, intanto possiamo dire che a dispetto della prestazione odierna del Soverato, forse iniziamo dal risultato, alla fine il tie break ha dato 2 punti alla squadra, rimane il rammarico per non aver chiuso una sfida avanti 2-7-0. Il vostro, il mio no, io conosco la pallavolo forse un po' più di voi. So le dinamiche che la regolano, so cosa significa andare a vincere a Vallefoglia in termini di dispendio di energie, fisiche. Abbiamo avuto una settimana difficile con l'infortunio di Chiara Riparbelli, la schiena di Laura Bortoli. Pallavolo va interpretata, questi sono 2 punti d'oro. A volte poi alcune vittorie, alcune prestazioni ci fanno perdere di vista quelli che sono gli obiettivi di partenza. Noi non dobbiamo mica vincere il campionato. Quindi siamo in una posizione di classifica che va ben oltre quelle che sono i nostri obiettivi. Abbiamo vinto con Marignano in casa, abbiamo vinto con Cutrufiani in casa, abbiamo vinto a Vallefoglia. Io non posso che dire bravi a queste ragazze. Poi è chiaro che si lavora in qualche misura
per far sì che quelle palle che hanno un peso specifico importante siano gestite meglio. È successo alla fine del quarto set, tra l'altro con la miglior giocatrice della partita, la Shields, che sul 23 pari si è fatta toccare la palla a muro, ma cosa posso dire alla Shields? Che una palla può inficiare una prestazione come quella che ha giocato? Oppure magari due errori in battuta sul 23 pari del quarto? Certo, anch'io mi sono arrabbiato. Però la pallavolo è questa, quindi ci prendiamo innanzitutto i due punti strettissimi. Continuiamo a muovere la classifica. Abbiamo messo un altro punto in più su una squadra che stava dietro di noi, questo è importantissimo. E devo dire breve alle ragazze perché non era facile dopo la partita di Vallefoglia che ci aveva veramente svuotato a livello proprio di energia. Appunto, dicevo, partiamo dal risultato e dai due punti conquistati. Analizzando invece dal punto di vista più prettamente tecnico la sfida, possiamo dire un Soverato che forse è stato, tra virgolette, un po' più falloso rispetto al solito, o magari che in attacco ha trovato meno continuità rispetto alle ultime prestazioni, quantomeno. Assolutamente, questo era evidente, no? Abbiamo fatto tanti errori, fondamentalmente, cioè nel senso che i set in cui ci siamo andati a complicare la vita sono stati, diciamo, ce la siamo complicata per tanti errori, troppi errori. Il primo set lo abbiamo vinto nonostante 12 errori, 12 errori sono veramente tanti. Non eravamo brillantissimi all'inizio, abbiamo sofferto un pochino di ricezione, poi devo dire che la ricezione l'abbiamo abbastanza sistemata, però le partite si vincono anche non giocando bene, cioè io credo che sia anche una nota di merito contro una squadra che veniva da 3 vittorie consecutive, perché questa squadra ha vinto contro il Massoni in casa il derby, aveva vinto poi con l'ultima partita con Ravenna. Queste sono le partite. Io credo che potevamo gestire meglio sicuramente alcuni momenti, ma dobbiamo essere contenti di aver portato a casa comunque un risultato positivo in una settimana che non è stata semplice, non giocando benissimo, perché bisogna riconoscerlo, ma comunque lottando e venendo fuori anche da una situazione poi di disagio psicologico dopo essere stati in vantaggio 2-0, 2 pari. Il tie break è una prova, secondo me, ancora una volta di maturità che piano piano stiamo acquisendo. Possiamo dire, come si suol dire, una vittoria sporca in una partita ostica contro un avversario coriaceo e con il coinvolgimento praticamente di tutto il roster. Sì, al quarto set ho fatto una scelta che era quella di fare il doppio cambio in P4 e avevo finito i cambi, però sai, poi le cose sono imprevedibili, magari era difficile prevedere di sbagliare 2 battute sul 23 pari consecutive, però è anche vero che poi la stessa Denise Melli, che magari ha sbagliato la battuta su 23 pari, poi al tie break invece ha infilato il filotto. Sai, è anche un po' la gioventù, no? Comunque l'acquisire esperienza sul campo, partita dopo partita, per questa squadra che, come abbiamo detto più volte, è una squadra giovane e che, sai, tanti allenamenti non valgono quanto una partita come quella giocata oggi. Una partita come quella di oggi, come quella di Vallefoglia, vale come 100 allenamenti. Quindi ce la teniamo stretta anche da quel punto di vista, oltre che dal risultato, cercando poi di lavorare sugli errori che abbiamo commesso, come sempre facciamo. E infine, alla luce delle ultime due sfide, analizzando le partite e vedendo la lucidità che la squadra ha dimostrato in entrambi i tiebreak, sia oggi sia a Vallefoglia, possiamo dire che dal punto di vista mentale la squadra continua a fare progressi, perché è rimasta lucida in entrambi i tiebreak e li ha vinti con determinazione. Sì, e aggiungo anche, questo è giustissimo, è un'analisi che non merita obiezione perché è un'analisi correttissima, e aggiungo un'altra cosa, che oggi abbiamo avuto, secondo me, segnali importanti anche da chi è entrato da fuori, perché un bravo sicuramente ad Anna Salimbeni e a Rachele Nardelli, che quando sono entrate hanno dato veramente un contributo molto 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 prezioso, per cui questa è un'altra cosa su cui noi lavoriamo tanto, perché poi alla fine le partite come quella di oggi le vinci anche grazie alla Federica Ferrario di turno che entra, o alla Nardelli, che sono per me giocatrici di importanza fondamentale. È una cosa su cui insisto tanto, e oggi non dico finalmente, ma comunque posso dire che oggi hanno dato un contributo decisivo al risultato.